Ciao a tutti ragazzi, sono Joker, benvenuti in questo nuovo episodio del Road to Municipio livello 8 al massimo. Mi scuso per l'assenza di questi giorni, ma non ero a casa, avevo fatto uscire un video l'altro giorno che ero partito, poi gli altri giorni non essendo a casa non ho potuto né registrare né montare, vabbè, ma comunque alla fine è stato solo un breve periodo. Oggi sono tornato, appena sono tornato mi sono messo subito a registrare questo video apposta per voi. Uscirà sicuramente un po' in ritardo perché adesso sono esattamente le 3, quindi devo montarlo e tutto, spero faccio veloce, ma anche se ve lo faccio uscire alle 5 almeno vi faccio uscire il video e non vi mancherà, e questo è l'importante. E comunque riprenderemo subito normalmente con i video adesso, poi c'è un po' in ultimo dell'anno, quindi magari un giorno salta, poi anno nuovo, come si dice, anno nuovo, vita nuova, ripartiremo tutto a bomba, a fuoco, come sappiamo, come abbiamo fatto finora. Siamo quasi 300 ragazzi, porca troia, 300, ma guarda, testate l'armadio, sì cazzo, siamo 290 veramente, grazie a tutti, sono contentissimo. E comunque, bando alle ciance, iniziamo subito. Vi faccio vedere un attimino i progressi che ho fatto, perché anche se non ho registrato ovviamente non abbandono mai il mio villaggio. Ho giocato un po' meno, però ho fatto qualche progresso. Andiamo a vederlo insieme. Innanzitutto mi sono nati 4 alberi di Natale. Buono. Cioè 2 ce l'avevo già, poi mi sono sparati 2 in un giorno, tipo una cosa allucinante. E come pensavo, non togliendo il primo regalo che viene, nei giorni successivi si moltiplicano in una maniera impressionante. Tipo, guarda, 5, io non l'ho tolto tipo per un giorno, mi era venuto un regalo, non l'ho tolto, il giorno dopo 2, poi la sera 3, 4, ora ce ne ho 5, 4, qui ce ne sono 5, 6, addirittura qui 3. Cioè i regali stanno arrivando a bomba e non li toglierò, me li toglierò tutti insieme dopo l'aggiornamento, così mi prendo un bel po' di elisir dei pacchetti. Mentre stavo sfacendo le truppe per fare il video, ovviamente sono stato attaccato perché questo è così, non lo so, succede sempre qualcosa prima che devo registrare, no? Sono tutto raffreddato perché ho preso un sacco di vento, ma a voi non interessa. E comunque, allora, innanzitutto non so se potete vedere gli accampamenti, eccoli, sono stati pronti finalmente. Sono stati pronti, vabbè, lasciamo perdere l'italiano. Comunque ho i barbari a 5, porca puttana. Sì, cazzo, sono contentissimo. Appena erano finiti i barbari, ho fatto subito partire gli archi, perché sono delle bestie allucinanti. E fra praticamente 3 giorni, perché 2 giorni e 21 ore sono 3 giorni, li avrò al 6, quindi oggi è il 29, 30, 31, il primo dell'anno. Festeggeremo così con gli archi al 6, al 5, che cazzo sto dicendo. E poi avevo portato in pari praticamente tutte le difese, questo l'avevo fatto all'inizio per sbaglio, al 6, comunque tutti i mortai sono al 5, tutte le torri dello stregone sono al 4, esattamente, e la difesa aerea qui la sto portando al 4, poi la porterò al 5 e sarà finalmente in pari con l'altra. Ho fatto una cazzata allucinante praticamente, ho migliorato, ho fatto selezione riga così, migliora, pam! Buttiamo 2 milioni così di oro nei muri all'otto, quindi ho sprecato 2 milioni così mentre volevo migliorare le difese, vabbè comunque l'ho rifatti, ma però mi avrebbero fatto comodo, diciamo. Poi cos'altro, ho migliorato questa trivella al 2 perché voglio farmi subito il re barbaro a livello 5, non 4-5, perché ragazzi voglio sbloccare la furia. Infatti ho 18.000 di nero, l'ultimo attacco ho preso 2.300 di nero ragazzi, tantissimo, assurdo, guardate, registro attacchi, 2337 di nero. Ho usato anche il fulmine, però aveva le trivelle al 5 tipo piene, al 4 non mi ricordo. E poi cos'altro ho fatto? Ho cambiato configurazione del villaggio, perché sì, perché quella di prima mi aravano sempre, mi rubavano risorse, mi distruggevano il villaggio. Questa invece è veramente OP, overpower, è straforte, almeno io mi sto trovando molto bene con questa. Mentre mi sono trovato malissimo lo faccio vedere, tanto a questo punto non so neanche se faremo un attacco, preferisco farvi vedere i progressi che ho fatto. Dove cazzo sto andando? Devo andare qui. E era questa, modifica a disposizione, facciamo. Sì, era questa che poi qui, vabbè, ora non posso neanche mettere l'accampamento, mettiamolo qui. E stavo dicendo appunto che questa disposizione ve la sconsiglio assolutamente, guardatela bene. Non mi sono trovato per niente bene, perché praticamente le trappole e le difese erano concentrate negli angoli e a me mi attaccavano sempre da lati, tipo da qui o da qui, insomma non mai dagli angoli, quindi le trappole non esplodevano mai, le tesla non si attivavano mai, io mi beccavo sempre il 100%, no, però mi culavano un casino di risorse.
E niente, e quindi ho cambiato. Poi, cos'altro? Ho fatto la caserma nera, finalmente quasi pronta al 3, e appena sarà pronta me la farò subito al 4, tanto costa 2.250.000, ho controllato e quindi si può fare, così mi sblocco i golem, ragazzi, i golem. Che spettacolo. Ho fatto il castello del clan a livello 4, perché almeno mi posso fare 25 truppe, posso avere 25 truppe invece che 20, e nelle difese fanno veramente comodo, 5 truppe in più. Cos'altro? La Tesla è sempre qui sulla soletta all'1, questa soletta dell'arciere presto sarà in pari all'8. Ho preferito spendere soldi in questo castello, perché così se arriva a 2000 gemme forse, ma dico forse, non sono sicuro, mi prendo il quinto muratore, perché ho dei miei amici che sono tipo livello 90, così mi hanno sconsigliato assolutamente, dicendomi che tanto tra poco una torretta dell'arciere costerà tipo 4.500.000, per esempio, quindi non avrò mai 5 muratori occupati, sarà già impossibile praticamente averne 4, quindi ho detto allora pensiamoci, ok, e quindi ci penserò. E devo portare su queste mura al 6, perché ho fatto l'errore, avrei voluto portarle tutte al 5, ma facendo questo errore 2 milioni me ne sono tuppati proprio così, ma vaffanculo 2 milioni di oro, tanto non serve a nulla, e quindi tutte le altre mura sono restate al 4. Ora piano piano mi farò anche tutte al 5 e poi sicuramente tutte al 6, al 7 si vedrà oltre. E poi vi dico già che non so se le porterò all'8, perché io quando dissi tutte all'8 ancora c'era l'aggiornamento con l'elisir, serati senza elisir portarla all'8 è una fatica, cioè assurda. Ragazzi, ne parlo nel microfono, non lo dice nessuno, hanno fatto una grande cazzata a levare questa cosa dall'aggiornamento. Bastardi, si hanno fatto una grande cazzata a levare questo miglioramento qui. Siamo a 7 minuti di video, quindi direi che 6 minuti anzi. Insomma, siamo già un bel po', direi che vi ho rotto abbastanza coglioni, quindi probabilmente non farò l'attacco, tanto non ci faccio niente con le risorse. Oppure sì, non lo so. No, non voglio tenervi impegnati troppo, incollati troppo allo schermo. Quindi evito di farvi vedere questo attacco, tanto se no non lo guardereste comunque. Vi ho fatto vedere un attimino i progressi. Da domani ripartiamo con i video. Magari vediamo un attimo cosa farvi uscire. Poi mi rimetterò sicuramente in pari con Base Review. Scusate, ragazzi, non siete troppi. Poi non ero mai in casa. Non so come farò. Se ci penso, guarda, smetto di fare video. No, non è vero, però siete veramente troppi. Stavo guardando se mi fossi scordato di dirvi qualcosa. Comunque non penso assolutamente. Questa trivella al 3, non so se già l'avevo fatta vedere, comunque la trivella al 3 è allucinante, cioè veramente è una fonte di nero molto molto utile, quindi per questo la sto portando al 2 questa, e fra 2 ore è pronta. Se riesco a raccimolare questo nero faccio partire subito il re barbaro, altrimenti mi porto su magari queste cose qui piccoline o il deposito di oro di Elisir, che così ci metto poco, in quelle 2 ore mi faccio il nero, dopodiché stasera miglioro il re barbaro. E poi domani mi tengo, e domani faccio subito la caserma nera. E quindi, ragazzi, spero che siate contenti di aver rivisto la mia faccina online. Spero che vi abbia fatto piacere. Spero che abbiate sentito la mia mancanza, bastardi. E comunque, noi ci vediamo nei prossimi giorni con tantissimo video, come sempre. Mi raccomando, come sempre, vi ridico ancora quello che ho detto, torno a dire, solo che ha preso l'uccello di Gucci. Mi rivolgono, non ci sia sorpresa che l'uccello ha preso in chiesa. E comunque, stronzata, dopo questa stronzata vi posso lasciare. Forse avete già skippato il video, spero di no, ma mi sa di sì. E lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E il prossimo road sicuramente vi farò un attacchino, lo preparerò le truppe per un bel attacchino, così magari anche live vediamo un po'. Io vi saluto, da giocare tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!